Bentornati, appuntamento SOS Arezzo TV. Vedo con riscaldamento. Sì, è logico, faccio un po' di ginnastica perché sennò qui ci si congela. Senti, sai che Arezzo è la città dei grandi dibattiti. Sì. Mi ha veramente appassionato questo dibattito che si è aperto su qualcosa che è fondamentale per la nostra vita. La storia infinita. La storia infinita. Si dibatte del nulla. Tutti a parlare di murales, tutti. Che il problema della città sono i murales. E tutti esperti di arte, anche moderna, e tutti che adesso amano i Castica, che è stata una manifestazione che veniva anche un po' dileggiata dalla gente comune. Ora, in difesa anche di Castica e dei murales, dopo le dichiarazioni dell'assessore Lucia Tanti al Corriere di Arezzo, che ha detto che fosse per lei questa che si chiama street art di un grande artista di grandi artisti internazionali, fosse per lei li rimuoverebbe, dice, meglio il bianco. Ora, queste dichiarazioni che hanno scatenato il putiferio sui profili, forse per il devio al bianco fiore, non lo so. Comunque, putiferio su Facebook, molti hanno messo come immagine il profilo la foto, no, di queste opere d'arte. Ma l'assessora Tanti, ma è fredda, sorridesse un poco qualche volta. Che ora è bello un muro bianco. Ma un muro bianco è freddo, non dici niente, dai, su. Ah, quindi secondo te è perché c'è una tristezza di fondo? Sì, sicuramente sì. Lei ha una tristezza di fondo. Da quando perse le elezioni per la provincia, sì, e poi è continuata e purtroppo ancora non ha vinto niente. È una molto decisa che fa le cose. Sì, sì, però gli è rimasto proprio quell'indole, quel carattere da perdente. Questo... Come da perdente, dai. Perse le elezioni. Va bene, però un episodio, poi insomma, ha proseguito, è diventato assessore. Ma mica le elezioni, è stata nominata. Per dei meriti, dei meriti. Ah, ecco, dei specifica, dei meriti. No, dei meriti. Ah, va bene, dei sì. Va bene, e quindi gli è andata bene, è diventata domanda, assessora, si sta dando da fare, giustamente, e fa bene ad assire a fare, però c'ha tanti dei problemi. Ora che voglia morire anche di questa città. Ha detto città. La sua su un argomento, cioè non è che si può crocifiggere, insomma. Si può esprimere un'opinione o no? Perché no? E allora qual è il problema? Siamo nel regime di democrazia. Nessuno li ha cancellati ancora. No, va bene, però non si può dire, insomma. No, ci va un po' più di brio. Sei un censore. Questo dà un po' di brio, cioè dà uno spunto per poter fare una considerazione, positiva o negativa. Un muro bianco è un muro bianco, dai, che non dice niente. Questo per lo male dice, mi fa schifo, mi piace. Ah, ecco. Dice anche quello. Può fare delle considerazioni. Comunque, una persona sai su che, qualcosa. Non so se lo sai, ma c'è anche un valore riferito a una pagina brutta della storia di Arezzo, cioè i bombardamenti del 1942. Quattro. Sì, 43-44. Perché? Sì, cioè tra i significati di queste opere c'è anche questo. Guarda, al di là che tu non lo intraveda, anche come luogo questo, no? Sicuramente sì, questa fa un colpita ai bombardamenti, invece il conventaccio fa battuto completamente. Esatto. Qui c'è il distretto militare, che al posto del distretto militare adesso c'è la piazza con dei bellissimi murales. Quindi qualcuno ha detto, se tocchiamo questi murales, tocchiamo anche questa pagina, insomma, triste, che però deve essere ricordata ovviamente a memoria. Comunque, a parte questo... Ma io non ce li vedo, non so. Comunque... quello che semmai si può discutere è che la sensazione che si è dato è che si è abbinato gli imbrattatori dei muri con questa che insomma non c'entrano nulla, esatto, insomma, no? Nel senso che l'imbrattatore dei muri è un conto, questa non è un'imbrattatura, è un'opera, può piacere o non piacere, però esatto, è un'opera artistica, esatto. Però di questo, di farne l'argomento portante di Arezzo, mi sembra un po' esagerato. Beh, e non è colpa della Tanti, sicuramente. Assolutamente. Anzi, diciamo che dobbiamo anche criticare il modo in cui è stata attaccata su alcuni... Non lo so, ma ce l'ho spettazzolo, infatti io Facebook non l'ho mai visto mai per questo. E allora sai che lei è intervenuta a attaccare chi ha attaccato la Tanti usando termini magari non proprio signorili, anche Lucia De Roberti. In politica sì. Bisogna aspettarselo questo, perché non piace a tutti. Piace a una parte, piace alla parte che ti ha sostenuto e la parte che non ti ha sostenuto logicamente tenta di attaccarti con tutti i mezzi. Poi ci sono i vigliacchi che utilizzano queste manifestazioni
in un certo modo, e quindi di conseguenza, vabbè, per Bigliacchi poi, c'è altri nei momenti stessi in cui la Tanti ha rilasciato queste dichiarazioni, poi c'era stata c'è un atto di indirizzo, credo, una proposta che sarà presentata in Consiglio Comunale. Ma dicevi di Robertis? La difesa ha, diciamo, criticato chi ha usato termini, insomma, forse anche offensivi nei confronti di Lucia Tanti, in quanto donna. Mi sembra giusto. Ok, dicevo, c'è una proposta di due consiglieri di maggioranza, Diora Ghinelli, la Mary Cornacchini e Angelo Rossi, su, diciamo, per restituire il decoro in alcune parti, coinvolgere proprio chi fa street art. Ma è stata un'arma nella campagna elettorale del sindaco Ghinelli, di far sì che Arezzo fosse cambiata, soprattutto sull'aspetto del decoro, di dare un'immagine completamente diversa. Che la stessa maggioranza chiede al sindaco di fare quello che ha detto faceva in campagna elettorale. Sì, infatti qualcuno stride un po'. Ha rilevato un po' di contraddizioni. Però sono iniziativa di due consiglieri di maggioranza, non della giunta. È logico. Tra l'altro Ghinelli, che adesso ha un portavoce, è stato nominata una portavoce del sindaco Ghinelli. Perché non ce l'aveva detto Stampa Ferrara? No, questa è una portavoce. Chi la paga? Chi la paga? Tu. Così. E quindi che ci dice la portavoce? Porta la voce del sindaco. Del sindaco. Ma vabbè, non capito. Te lo volevo. Ma se c'è detto stampa della giunta, non capito perché lo poteva fare. Adesso c'è la portavoce del sindaco. Non ce l'ha detto stampa della giunta? C'è anche la detta stampa della giunta. Ammazzate, e vai. Però anche prima erano in tre, amico mio. E vai, c'era la detta stampa della giunta e la detta stampa del consiglio. Erano in tre, però. Uno, due, tre. Adesso. Di cui due però dipendenti comunali. Ora? Adesso invece abbiamo un dipendente comunale e due che libri sono stati professionisti a contratto. Sì, a contratto, insomma. Vabbè, costano uguale. Sono sempre tre. E comunque penso che su questo c'è stato un cospicuo. Corso l'avevi fatto? Io no. Perché l'avevi fatto? Non ambisce questo tipo di incarico, sinceramente. Però credo che il costo complessivo che c'era prima delle altre giunte, sempre con, diciamo, esterni, credo fosse molto più alto. Non lo so. Andiamo a verificare? Penso di sì. Andiamo a verificare. Comunque, immaginalo bianco questo muro intanto. Sì. Poi mi dici cosa ti è venuto in mente un'altra volta. Immaginalo tutto bianco. O giallo. Lei ha detto bianco. Sì. E allora? Niente. Pensaci, poi ce lo fai sapere.